Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis e oggi parliamo del Balto Ranking. Visto che stamattina abbiamo parlato della nuova collab di Monster Hunter, ora dedichiamoci al nuovo evento, ovvero il Balto Ranking. Non ho avuto modo di guardarlo ieri, quindi ci ho perso la mattinata oggi, fondamentalmente. E sono arrivato alla conclusione che anche in questo caso c'è un boss che è più semplice come meccanica e quindi più fattibile per quanto riguarda il farming di punti, mentre invece l'altro boss, in questo caso Reno, è un po' più difficile, un po' più lento, quindi se volete tentare di migliorare il vostro high score, sicuramente l'Airbuster è quello migliore. Ma ovviamente li andremo a vedere tutte e due e andremo a vedere meglio cosa ho fatto e il perché ho fatto determinate scelte per tentare di pompare un po' i punteggi. Allora, cominciamo da Reno, che è quello meno farmabile, tra virgolette, no? Sia per quanto riguarda l'high score, sia per quanto riguarda le meccaniche, perché Reno comunque è abbastanza fastidioso, con la Pyramid all'inizio che appunto vi blocca uno dei vostri personaggi. Cioè, sapete benissimo ormai come funziona Reno e quindi di conseguenza è importante sapere come counterarlo nel modo giusto e ovviamente sfruttare le debolezze. Cominciamo con il setup e poi vi faccio vedere ovviamente anche tutti i bonus e i malus che ho messo. Per quanto riguarda il setup, questo è il mio setup. E uno potrebbe pensare, ma Sephiroth che ci fa lì? Allora, è vero che Reno possiede il malus per quanto riguarda l'attacco magico, quindi i vostri attaccanti magici sono comunque più deboli e non sono alla portata rispetto a quelli fisici, in questo caso Cloud, che ovviamente rappresenta il mio DPS per eccellenza, ma c'è un piccolo particolare che qui ovviamente bisogna sottolineare, ovvero il break dei sigilli. Il break dei sigilli in questo caso dà punteggio e quindi a me, Sephiroth in questo caso, mi serve per avere un bonus sul break dei sigilli e quindi aumentare leggermente il mio punteggio massimo. È soltanto, diciamo, un piccolo tecnicismo, è una piccola roba molto, molto easy. In realtà, come vi ho detto prima, l'Airbuster è molto più facile da affrontare, quindi io qua vi faccio vedere un setup per chi può effettivamente sfruttare Reno e ha più personaggi magici o comunque fisici, soprattutto ghiaccio, e quindi riesce in un modo o nell'altro a gestire la situazione. Io personalmente parlando avevo provato addirittura Lucia, visto che comunque ho una Bald Eagle addirittura al massimo, quindi posso ridurre tantissimo la resistenza a ghiaccio di Reno, però per ridurre la resistenza a ghiaccio di Reno subisco troppi danni. E quindi, paradossalmente parlando, meglio rushare con, diciamo, con due personaggi che fanno magari danni, anche se Sephiroth non fa danni elevatissimi, piuttosto che mettersi lì a debuffare, prendere più danni e quindi far diminuire lo score. È molto particolare il Balto Ranking, ragazzi, dovete cercare di ottimizzare i tempi. Le cose più importanti sono, cioè vi ripeto, i tre fattori fondamentali di questa battaglia sono il tempo, il danno prodotto da un unico colpo e ovviamente e i danni subiti. Quindi dovete cercare di equilibrare tutte e tre le cose, fare un team equilibrato e cercare di riuscire a completare quello che giustamente il gioco vi richiede. Non c'è molto da dire su questi setup. Sono dei setup che sono stati fatti con Sephiroth, buildato con ovviamente magia e ghiaccio, con sigillo ovviamente X per poterlo breccare più velocemente. Vi ricordo che la Wing Edge possiede il boost sull'ultimo slot per il sigillo X, quindi è come se ne contasse due in più. Quindi se voi mettete già il bonus di due sigilli non tolti, praticamente tornate alla base, no? Quindi tornate al valore normale. Subweapon, tutto per potenziare ghiaccio, HP, ability magica e come potete vedere i miei boost sono comunque anche molto buoni. Le stats sono molto buone, però
il fatto di avere il 60% di riduzione attacco magico, capite già che Sephiroth non è qui per i danni. Matt invece setup prettamente offensivo, è vero che abbiamo la Centipede per poterci difendere in un certo senso, ma abbiamo anche la Bramble Spine per buffare Cloud dopo che lui si buffa anche con la Glavenus, quindi fargli raggiungere subito i 3 stack di attacco, cercare di fargli fare più danni possibili e portarlo al massimo splendore. Qui abbiamo tutte armi che incrementano il buff debuff extension, HP ed healing, tranne la Prime Number che mi dà il boost anche sul resistenza tuono, dato che essendo quello con più HP, Matt praticamente, se non mi ricordo male, è lui quello con più HP, sì, essendo Matt quello con più HP subirà la piramide all'inizio, quindi questa è un'altra cosa importante: il personaggio che avrà più HP subirà la piramide all'inizio d'areno, quindi se volete evitare di bloccare un vostro DPS o comunque un vostro personaggio importante nel setup, potete tranquillamente dargli meno HP e quindi Reno non lo attaccherà all'inizio. È anche vero che noi breccheremo i sigilli, quindi anche con la piramide non è un grosso problema. Breccare i sigilli in questo caso è un grandissimo vantaggio perché vi permette di accelerare la fase offensiva, quindi ecco perché ci tengo a breccare i sigilli. E poi Cloud invece DPS ghiaccio, anche lui buildato in modo anche abbastanza coerente, diverse armi per incrementare il boost di danno fisico, il boost ability, boost ghiaccio e fare quindi una sorta di mappazzone però con un senso. Non riesco purtroppo a maxare ancora l'attacco fisico al massimo, purtroppo di una virgola, però 4600 di power fisico, direi che comunque Cloud se la cava egregiamente. Il team sfrutta quali effetti? Enemy HP più 300 soltanto, è vero che il massimo sarebbe 5500 con addirittura 60 livelli in più e quindi tantissimo punteggio in più, però ragazzi ovviamente non conviene, vi ricordo che qui bisogna essere veloci. Quindi più siete veloci e meglio è. Ovviamente aumentare gli HP al boss serve se siete delle super mega whale che con un colpo levate 200k a volta, e allora ok, ma io non sono una whale, quindi preferisco ridurre gli HP, aumentare tutti gli altri malus e bilanciare la situazione. Infatti ho messo tutti gli altri malus al massimo, tranne i sigilli che ho messo il meno 2. I sigilli si può arrivare fino a un massimo di meno 3, ma in questo caso preferisco il meno 2 perché così praticamente il mio bonus nelle armi viene eliminato, sia del bonus circolare che del bonus AX, e quindi posso breccare i sigilli però guadagnando fondamentalmente punti, quindi non vado in malus, non vado in perdita e quindi riesco a raggiungere uno stage level di 141 che comunque sia mi dà un 605% di score in più, che reputo essere molto validi, anche molto decenti. È vero che con l'Airbuster si può fare di più, però per chi può sfruttare questi setup e può affrontare Reno in modo rapido e veloce, magari ci prova, no? Magari ci può provare. La cosa che vi raccomando è: non focalizzatevi sui minion, è vero che i minion danno fastidio, è vero che i minion mettono poison, attaccano, fanno danni eccetera eccetera, però concentratevi su Reno, d'altronde ha pochi HP, voi siete buffati tantissimo, quindi potete fare comunque tanti danni, inutile perdere tempo con i minion, concentratevi direttamente sul boss in modo tale da poterlo shottare subito e quindi accumulare più punteggio. Io vi lascio alla run che dura manco un minuto, quindi proprio veloce veloce, neanche ci sto a commentarla, neanche faccio in tempo a commentarla, anche perché vi ho spiegato già qui quello che faccio, e niente, per il resto ci vediamo con il setup dell'Airbuster e buona fortuna a tutti.
訓練と同じですね。